Ciao Massimo, buonasera. Ciao Armando. Senti, potremmo parlare di enogastronomia e di vino. Quello della gastronomia tu mi troveresti preparatissimo. Però per una volta parliamo di temi seri, almeno una volta per me, perché te parli abitualmente di cose serie. Mm-hmm. Senti, insomma, dai. Siamo sul viale Adua, qui vicino a noi c'è l'Acquistura e già anche quello sarebbe un tema importante da trattare. Mm-hmm. Però vicino all'Acquistura ci passa anche la ferrovia. Mm-hmm. Senti, una domanda, sei un politico. Ti stai avvicinando a un percorso che comunque potrà influenzare anche le scelte del Consiglio regionale toscano. Sì. La tua idea sul raddoppio della ferrovia. Allora, voglio precisare che per me la gastronomia è un tema serissimo, che intendo, come dire, come uno dei perni centrali di un possibile sviluppo economico di un territorio come il nostro. Però educatamente la domanda rispondo e parliamo pure della ferrovia. La ferrovia, a mio avviso, il raddoppio della ferrovia è una premessa infrastrutturale necessaria e inaggirabile per quello che riguarda il futuro del nostro territorio in un quadro sociale, culturale e soprattutto economico. Come forse sai, io sono un grande sostenitore dell'idea che Pistoia debba entrare il più presto nella città metropolitana di Firenze e una infrastruttura adeguata è uno dei temi, a mio avviso, chiave per in qualche modo riuscire a creare nella realtà questo sistema che per altri versi c'è già ed è molto nitido. Però non bisogna fermarsi agli attrezzi, bisogna anche riempirli di contenuti e di sistemi. Io ritengo infatti che tra qui e il capoluogo regionale ci debba essere il doppio binario, quel raddoppio, diciamo, sulla zona da qui a Lucca, perché permette un trasporto finalmente privo di quelli di servizi che chiunque abbia fatto pendolarismo su Firenze o verso ovest, peggio ancora, conosce. Ma quello, diciamo, è la precondizione strutturale per il vero passo, cioè dotare l'area che va da Lucca a Firenze di una vera linea metropolitana, che presuppone un sistema di gestione, uno staff di gestione, un sistema informativo e forse, perché no, anche un gestore diverso. Quindi può darsi che, già come si sta dicendo in Piemonte, come hanno provato a fare in Veneto, si debba andare avanti, ma in modo politicamente convinto, con volontà politica nitida e non solo per giocare alle tre carte, con la messa a bando della gestione del trasporto regionale e locale. Senti, hai parlato di metropolitana, abbiamo parlato di raddoppio della ferrovia. Allora, un'idea che mi ha proposto un lettore anni fa ormai, perché non fare una stazione automatizzata a Pistoia Sant'Agostino per poter dare un servizio a tutte quelle centinaia di persone che da fuori Pistoia vanno a Sant'Agostino a lavorare e viceversa, lì ci sarebbe lo spazio anche per i parcheggi, salire su questo treno come si fa magari a Firenze dalla stazione di Rifredi verso la centrale e sgravare il centro di Pistoia anche del traffico. Sarebbe sicuramente una grande idea, un grande risultato, però un passo alla volta. Step 1 è raddoppio della ferrovia, step 2 linea metropolitana, step 3 aumento delle stazioni di sosta. Benissimo, sicuramente nei prossimi giorni, Massimo, parleremo di altri temi perché sono veramente tanti. Ti voglio fare però un'ultima domanda. Allora, il 31 di maggio ci saranno le elezioni al Consiglio regionale, ma è importante il Consiglio regionale? Diventerà importantissimo e chi come me ha manifestato la pretesa o richiesta, per conto anche di altri, però io ho fatto io in prima persona di candidarmi, deve sapere, nel mio come in altri partiti, che ci aspetta un compito difficile per due ragioni. In primo luogo non ci sono più le province, quindi quel lavoro di promozione del territorio, di anche lobbismo quasi potremmo chiamarlo del territorio da fare in regione, che le province facevano soprattutto per i comuni più piccoli, per le località che non sono il comune capoluogo, Montecatini e altre, ma le località appunto con meno abitanti, sarà gravato sui consiglieri regionali. E poi per una seconda ragione, i prossimi anni saranno difficili, ci saranno probabilmente
tanti tagli e tante risorse, ma i tagli e le risorse non saranno sullo stesso bilancio. I tagli riguarderanno ciò che già c'è, le risorse riguarderanno ciò che avremo la forza tutti insieme come territori di progettare per offrire stessi servizi, se non migliori servizi, ma in modo nuovo e diverso. E appunto, in assenza delle province, io credo che il consigliere regionale diventerà la figura che dovrà più di ogni altra incoraggiare questa coesione di intenti. Quindi al ruolo che già aveva il consigliere regionale di concorrere alla programmazione, alla progettazione e al governo del territorio regionale, si aggiungono questi due ruoli importantissimi per quanto riguarda i territori da cui provengono. Benissimo, prima di lasciarci, Massimo, una domanda enogastronomica: qual è il tuo piatto toscano preferito? Il mio piatto toscano preferito, la domanda non è preparata e si vede perché ora ci devo pensare. Il mio piatto toscano preferito è cinghiale alla maremmana, però fatto bene, benissimo. Non ti chiedo gli ingredienti, anche perché il tuo ruolo è politico, sì, e non da chef. Ciao Massimo e a presto. Ciao, grazie.